Ciao a tutti, sono Sofia Baccini. Ringrazio innanzitutto Cristian Montagna che con questa iniziativa ci consente di raccontarci in maniera molto originale, spontanea e senza costrizioni, senza domande, ma semplicemente attraverso un racconto. Il mio percorso musicale è cominciato molto presto. Mio padre era stato un tenore in gioventù e poi aveva interrotto la carriera quando si era sposato, però era rimasto comunque sempre molto appassionato di lirica in particolare, ovviamente. E quindi quando avevo 5 anni mi mise sul pianoforte. L'amore fu proprio immediato. Cominciai a suonare, imparare la musica e a trascorrere interi pomeriggi, intere settimane vicino al pianoforte, dialogando, suonando, conoscendo, imparando. E da quel momento in poi la musica non mi ha più lasciato. Poi, quando avevo 11 anni, mio padre mi portò per la prima volta all'opera a San Carlo, io sono napoletana, e noi eravamo in prima fila. L'opera era La forza del destino di Giuseppe Verdi. Ricordo che cominciò la sinfonia che introduce l'opera e mi rotolò addosso questa orchestra di 60 elementi con questo riff, lo possiamo chiamare questo tema bellissimo, molto dark, molto scuro. Che mi entrò nell'anima. Poi si aprì il sipario, si spensero le luci, ci fu un silenzio, molta concentrazione, tutti attenti a guardare la scena. Uscì questa scena oscura in una grotta, insomma, la cosa proprio mi colpì moltissimo. Io pensai che nella vita quello volevo fare, quindi diciamo che questo episodio lo racconto perché fu fondamentale, cioè fu il momento preciso in cui decisi che avrei fatto di tutto per diventare una musicista o comunque per stare nel mondo della musica. Quindi continuai a studiare e poi cominciai a studiare canto dallo stesso maestro di mio padre, per cui il mio primo approccio fu la lirica. Poi a un certo punto cominciò ad arrivare il rock. Arrivò prima Janis Joplin, che era comunque lontanissima dalla mia vocalità, però mi piaceva moltissimo il suo modo di stare sul palco, proprio di esibirsi senza rete, senza giustificazioni, senza alibi, e che anche un po' il modo che io concepisco quando faccio i concerti, quando insomma sono dal vivo. E me la mangiai, cioè cominciai ad ascoltarla dalla mattina alla sera, ho anche perso delle amicizie per difenderla. E poi arrivò John Baez e Enya Aslam, la cantante dei Renaissance. E poi arrivò il rock classico, diciamo l'hard rock, quello dei Led Zeppelin, quello dei Deep Purple, di David Coverdale, e quindi cominciai ad appassionarmi moltissimo. All'epoca ascoltavo soprattutto le voci e quindi cominciai ad appassionarmi ai cantanti maschi e li studiavo, cercavo di carpirne la tecnica, l'emissione, e cercavo di rendere la mia voce, che era alta e sottile, cercavo di renderla più potente, più forte e ovviamente più adatta ad un rock così spinto, così energetico. Però a questo punto ero in una totale confusione perché chiaramente, essendo nata ascoltando lirica e ascoltando anche musica sinfonica, mi piaceva moltissimo Respighi, Prokofiev, poi più in là Stravinsky, ovviamente Verdi, Puccini, tutti i compositori francesi, Debussy, il Novecento, la musica del Novecento mi attraeva proprio in maniera così fortissima. Però mi piaceva moltissimo anche il rock e anche tutto quello che era venuto dopo, quindi non riuscivo a capire io chi potevo essere in tutto questo mondo, cioè che cosa avrei potuto dare, che tipo di voce avrei potuto sviluppare e quale messaggio, cioè qual era poi la mia personale visione di queste cose e come le potevo magari far confluire in un unico, diciamo, chiamiamolo genere. E nel frattempo
frattempo avevo cominciato a lavorare professionalmente, ero stata per 6 mesi la cantante dell'Hilton negli Emirati Arabi, poi ho lavorato tantissimi anni come corista in sala di incisione dal vivo, anche con artisti famosi che non nomino perché sarebbero troppi, ho paura di dimenticarne qualcuno. E quindi mi ero fatta una bella esperienza proprio del mondo professionale, della musica professionale, e anche cominciavo a conoscere la sala di incisione, che è veramente un mondo a parte. Cioè, in sala di incisione tu con un messaggio sbagliato puoi distruggere un lavoro oppure lo puoi valorizzare al massimo, e quindi anche quello fu una grande esperienza. Riuscire a padroneggiare, e mi ho visto nascere man mano la musica digitale, mi sono fatto un mio studietto personale dove per fortuna adesso noi artisti abbiamo la possibilità di ascoltare qualcosa senza spendere cifre impossibili soltanto per fare una demo, un provino, eccetera. E per cui, insomma, con tutto questo bagaglio di esperienze, di studi, la mia mente era un po', cioè non sapevo che direzione prendere, che cosa, chi volevo diventare, e a questo punto ci fu l'incontro fatale con gli Hells Riders, che erano un gruppo di metal, però facevano un metal molto bello, molto particolare, molto raffinato, con delle armonie ricercate, che avevano bisogno di una cantante. Siccome a Napoli ero all'epoca, stiamo parlando degli anni 90, ero l'unica che cantasse rock, perché Napoli è una città che mi ha aiutato molto dal punto di vista lavorativo, perché Napoli vive di musica, mangia musica e calcio, praticamente sono le ragioni di vita del popolo napoletano. Però chiaramente a Napoli si fa principalmente musica napoletana, il rock. Sì, c'è la tradizione magari dei Fratelli Bennato, adesso c'è un bellissimo filone di gruppi nuovi che suonano metal, che suonano prog, però comunque la tendenza generale è quella di suonare la musica napoletana, sia classica che nuova, da Pino Daniele in poi, eccetera. E quindi io ero l'unica, che più o meno l'unica folle che invece voleva fare rock, feci un provino con questi ragazzi, mi presero, cominciamo a suonare, con il mio ingresso nel gruppo da Hells Riders diventammo Hellrage. Poi pensammo di cambiare un po' rotta, anche grazie o a causa della mia vocalità, e facemmo un gruppo che ebbe una vita breve, gli Orphic, con due tastiere e due chitarre. Con gli Orphic facemmo una demo che girerà da qualche parte, secondo me molto bella, molto interessante per l'epoca. E poi, tra alterne vicende, qualcuno se ne andò, insomma, il gruppo si sciolse e rimase lo zoccolo duro dei folli. Io così li chiamo tra me e me, insomma, che poi sono diventati Presence, che saremmo io, Sergio Casamassima alla chitarra ed Enrico Iglio, percussioni, tastiere e gran parte delle composizioni, perché la musica dei Presence, lo posso dire senza tema di smentita, per la maggior parte è uscita dalla testa di Enrico Iglio. E questo connubio, fondammo i Presence, facemmo un primo disco, The Shadowing, dove usammo il supporto all'epoca si chiamava EP, cioè del disco di vinile formato da 4 brani, che fu una cosa che suscitò anche molte critiche, perché era un supporto molto usato dalla musica disco, dalla musica techno, invece noi lo usammo per fare un disco di prog metal. E questa cosa sembrò un sacrilegio, invece a me sembrava una cosa molto giusta, perché un gruppo che è agli esordi, è al suo primo album, magari con 2 brani, con un singolo può essere poco, non riesce a capire in realtà che cosa vuole dire, cosa vuole fare. È un disco intero, o addirittura un full length album, cioè un intero CD può essere troppo, mentre 4 brani
erano il giusto compromesso per farci conoscere e per far capire a chi ci ascoltava dove volevamo andare a parare, qual era il tipo di musica che volevamo fare. The Shadowing fu un po' un sasso nello stagno, perché sì, accanto alle critiche ricevemmo anche, devo dire, molte critiche positivissime, cioè si parlò finalmente di un lavoro originale nella musica, originale nei testi, con una buona pronuncia, qualcosa che faceva un po' progredire il metal, perché nel frattempo con i Presence, con i ragazzi dei Presence, tutta la mia confusione mentale aveva trovato finalmente un filo conduttore, cioè il metal, anche loro erano cultori di musica classica, specialmente Enrico, grandissimo conoscitore e appassionato di Stravinsky, mentre Sergio, nato Blackmoriano, poi è uno di quei chitarristi che ascolta di tutto, pure i chitarristi libanesi, gli piaceva moltissimo, che ne so, la Pat Travers Band, Pat Travers e Pat Trall, gli piaceva Santana, gli piace tuttora Santana, non ama, anche se lui ha una tecnica straordinaria, non ama i chitarristi che e si esibiscono con fiumi di note, ma preferisce cercare quella frase che armonicamente dice qualcosa che ci sta bene. E questo per tutti e tre noi era il modo di concepire la musica, quindi sotto questo profilo ci trovammo subito bene insieme. E quindi con questi ragazzi tutto il mio bagaglio, tutto il mio background musicale, tutto il mio bagaglio di esperienze, perché poi tra l'altro Enrico è figlio e nipote di maestri e Sergio pure proviene da una famiglia di musicisti, trovava finalmente la sua ragione di essere e quindi con loro creammo questo sound, questo suono dei Presence che era essenzialmente molto duro, molto metal, perché a me piace moltissimo il prog, mi piace la musica sinfonica, ma io se non sento una chitarra distorta non mi diverto e quindi c'era questa bella chitarrona forte e presente. Poi c'era questa massa enorme di tastiere d'Enrico che proprio domina musicalmente, armonicamente la musica dei Presence, e poi c'ero io che con la voce mi potevo sbizzarrire, mi potevo divertire anche creando degli effetti particolari, facendo qualcosa un po' alla Demetrio Stratos, cioè cambiando il timbro, creando dei suoni, usando la voce come uno strumento. E quindi i Presence furono il gruppo, l'esperienza, il mio modo di presentarmi al mondo con la musica rock che mi soddisfaceva in pieno. Per cui con i Presence poi, grazie a The Shadowing, fummo contattati dalla Black Widow, che è rimasta da allora la mia etichetta, la nostra è la mia etichetta, e quindi dal 90 fino ad oggi con i Presence ho fatto 8 dischi in studio e uno dal vivo, l'ottavo sta per uscire, uscirà entro l'anno prossimo, si chiama Dem, cioè loro, e siede molto 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 dark, a me personalmente piace moltissimo. E con i Presence ho fatto, come ho detto, 8 lavori album e CD. Quello che vorrei farvi vedere, di cui sono maggiormente orgogliosa, è Black Opera, perché nel frattempo, se i ragazzi mi avevano un po' fatto addentrare nel mondo del metal e del rock in generale, di cui erano molto esperti, io li avevo trascinati nella mia passione per la lirica, e quindi da tutto questo scambio di idee e di esperienze nacque Black Opera, che è questo qui, che è uscito anche su vinile. Invece questo bel diavolone. Sono molto orgogliosa della veste grafica, ringrazio la Black Widow perché veramente ha creato la copertina di Akul. Questa mi ricorda moltissimo qualche film di Bergman, che si adatta moltissimo alle atmosfere dei Presence. E in Black Opera c'è una suite dedicata a Giuseppe Verdi, dove ci sono 4 romanzi appunto di Verdi arrangiati da noi,
Ed è stato tra tutti i dischi dei Presence, è stato quello che ha venduto di più e che continua a vendere. Subito dopo è arrivato Gold, che è questo qui che vi faccio vedere perché secondo me, a parte il contenuto, Gold ha venduto molto bene, cioè per noi è stato, no, non come Black Opera, ma comunque è andato bene. Mi piace moltissimo il disegno della copertina e quindi siccome nel rock e nel mondo del vinile in generale la copertina è sempre molto importante, è un oggetto da guardare, da ammirare, da capire, da guardare mentre ascolti e quindi questo disegno secondo me riassume molto bene tutta la musica che ci puoi trovare all'interno e perché noi lo chiamammo Gold, perché secondo noi era un po' tutto l'oro che noi avevamo musicalmente condensato nella nostra carriera fino ad allora. Arrivati a Gold, la storia dei Presence cominciò a rallentare un pochino perché nel frattempo poi eravamo cresciuti proprio come età e quindi cominciarono i matrimoni, i figli, i divorzi, le separazioni, le vicende personali, insomma, la vita. Ci rapì in altre direzioni e quindi non è che ci scioglimmo, però per molto tempo non riuscivamo a trovare il tempo per la concentrazione giusta per fare qualche altro prodotto, insomma, per far uscire qualcosa di valido, perché la caratteristica dei Presence è sempre stata e sempre sarà quella di creare delle innovazioni, di non essere mai uguali a se stessi e di progredire sempre, di andare sempre un po' più avanti e di aggiungere nuovi elementi alla nostra musica in ogni nuovo prodotto. Quindi noi eravamo molto consapevoli di questa cosa e per non deludere chi ci seguiva preferimmo stare zitti dal momento che non eravamo particolarmente ispirati in quel periodo. Però purtroppo questo periodo durò 7 anni e per me era un'eternità, cioè non riuscivo comunque a stare senza musica, senza scrivere, senza comporre. Sì, lavoravo, come ho detto prima, sempre anche come cioè, lavoravo nel mondo della musica perché comunque è il mio mestiere, io non faccio solo questo, lo faccio solo con le mie passioni, io faccio anche arrangiamenti, insomma, lavoro attivamente nel mondo professionale, anche commerciale, però chiaramente non ero soddisfatta perché la mia vera aspirazione è continuare su questa strada e quindi pensai di tirare fuori dal cassetto un po' tutti quei brani che magari avevo lasciato da parte, ero un po' insicura, non, avevo sempre scritto i testi con i Presence, anche qualche melodia, però non avevo mai tirato su un brano completamente mio. Durante questo periodo, chiaramente avendo più tempo e col fatto che i Presence avevano una battuta d'arresto, ho cominciato a dialogare di nuovo in maniera molto attiva e continuativa con il mio pianoforte, questo nome che è questo qui, che non mi ha mai lasciato da quando avevo 5 anni, l'ho portato in tutti i traslochi, in tutte le case dove ho abitato. E quindi nacque questo mio primo album da solista che si chiamava Aradia. Anche quello, un po' come The Shadow, quindi raccoglieva un po' tutte le mie esperienze e tutto quello che ero stata fino a quel momento, quindi il mio percorso con i Presence, il mio percorso come corista, come vocalist, tutte le collaborazioni, perché nel frattempo avevo collaborato con gli Osanna, ho fatto due dischi con loro, con i Delirium. E con tanti altri gruppi anche di metal italiani tipo Ethylion, Electric Swan, il chitarrista dei Wicked Minds, eccetera. E quindi in questo disco, come era successo con i Presence, buttai un po' tutto quello che tutte le esperienze e tutte le sensazioni che avevo provato durante questi anni di militanza nel prog rock. Che poi, insomma, i Presence in effetti sono stati uno dei primi gruppi.
creare questo genere e anche ad inserire una voce femminile all'interno del metal che cantasse con un orientamento lirico. Adesso è diventata quasi un'esigenza, è diventato un must, ma quando uscì appunto The Shadow, il primo album dei Presence, fu veramente un sasso nello stagno. Aradia raccolse molte critiche positive e vinse il premio speciale della giuria dei Rock Awards per la prima volta assegnato ad un'artista femminile e per la prima volta assegnato all'unanimità. E quindi questo mi incoraggiò moltissimo. Tra l'altro io non ero sicura se potevo anche esibirmi, oltre che come cantante della voce sono sempre stata più che sicura perché ho studiato tanto e quindi l'ho sempre coltivata, non l'ho mai abbandonata, però col pianoforte era un poco più titubante. E ricordo che una volta andai a registrare per i Delirium a Genova per il loro disco stupendo Il nome del vento, vari cori, vari interventi solisti, eccetera. E mentre stavo lì in sala, nello studio, aspettavo che il fonico sistemasse il microfono, eccetera, vedesse i volumi per la registrazione, c'era un bellissimo pianoforte gran coda, quindi ovviamente mi sedetti là dietro e cominciai a strimpellare qualcosa. C'era Martin Grice, il flauto, sassofono, diciamo, il fiatista dei Delirium, che era in cabina di regia, che registrò tutto quello che io suonai, così per divertirmi, per ascoltare, perché il pianoforte era veramente stupendo e quindi mi piaceva molto suonarlo. E dopodiché mi chiamò dalla sala e mi disse: Sofia, suona qualcosa che vada da la minore a fa maggiore. Io suonai. E poi dopo, quando uscì il disco, lui mi mandò il vinile dove c'era un pezzo, Cuore Sacro, che aveva la mia introduzione al pianoforte, che era appunto quelle cose che avevo suonato così tanto per divertirmi mentre aspettavo di registrare le voci. E questo, da quel momento in poi, io mi resi conto che insomma forse ce la facevo, che potevo anche suonare oltre che cantare. E quindi, dopo le critiche positive di Aradia, sempre i Presence comunque sì, ci sentivamo, ma non c'era niente, nessun disco all'orizzonte. Decisi di continuare su questa strada e quindi cominciai a scrivere altre cose. Però a me comunque sì, mi piace molto la carriera solista, mi piace esprimermi senza barriere, senza limiti, perché chiaramente quando sei solo fai quello che diavolo ti pare, no? Però a me piace molto la dimensione del gruppo, il momento della composizione, il momento di arrangiare insieme le cose, eccetera. E quindi decisi di continuare il discorso da solista, però con un gruppo che ho chiamato Aradia. Cominciai a scrivere un disco dedicato a William Blake. La storia di questo disco anche è molto carina, perché eravamo in vacanza con Massimo della Black Widow e io gli dissi: Massimo, dopo Aradia che posso fare? E lui disse: Non lo so, ho le idee confuse, non so da che parte, da che direzione andare, perché Aradia era un disco molto completo, per cui era difficile continuare su quella strada o cambiarla completamente. Mi ero portata da leggere un libro che si chiamava Napoli Segreta. E quindi dissi: Vabbè, facciamo una cosa, apriamo una pagina a caso di questo libro, la prima cosa che leggiamo sarà l'argomento del prossimo disco. Ok, io apro questo libretto e si apre all'inizio di un capitolo che cominciava con una citazione di William Blake. A questo punto io e Massimo cominciamo a fare un po' di ricerche su internet per vedere William Blake. Sapevamo benissimo chi era, ovviamente, però insomma per capire in che direzione prendere per fare eventualmente un lavoro dedicato a lui,
E uscirono tante fotografie, tante storie, un personaggio affascinante che vi esorto, se non lo conoscete, ma non credo, che vi esorto ad esplorare, perché veramente è stato il teorico del rock, tra le varie altre cose, cioè nel senso che tutto il movimento rock lo ha eletto a mente, si è ispirato alle sue idee e alle sue scoperte, perché era anche un inventore. E tra le varie altre fotografie vedemmo che c'era la fotografia della sua tomba accanto alla moglie che si chiamava Caterina Sofia. A questo punto le coincidenze ci sembrarono veramente troppe e quindi partimmo con l'idea di fare questo disco. Io pensai che fosse troppo pesante creare tipo un'opera dedicata alla sua vita che raccontasse delle sue vicende che sono state anche veramente molto melodrammatiche, e siccome lui è stato un grandissimo poeta, ma anche un grande illustratore, un grande disegnatore, un grande pittore, pensa di scegliere così a istinto 11 suoi quadri e per ogni quadro di farne un brano. Quindi mi misi sempre davanti a questo pianoforte, misi sul leggio i disegni di William Blake che mi erano piaciuti, li guardavo e suonavo. E da tutto questo lavoro è nato Big Red Dragon, che pure vi faccio vedere perché è un'altra cosa di cui sono molto orgogliosa. È un disco doppio, la Black Widow ha fatto questa bellissima confezione in edizione limitata di, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, insomma, sulle 70 copie come gli anni di William Blake. C'è questa confezione, questa busta in metaclirato in trasparenza con il ritratto di William Blake anziano, e poi sulla copertina c'è uno dei suoi quadri più belli, che è questo qui, che è appunto uno dei brani è ispirato a questo quadro. Il disco si chiama Big Red Dragon perché ha il disegno che si chiama proprio così, William Blake's Visions, perché più visionari di lui ce ne sono pochi e perché io mi sono appunto ispirata alle sue visioni. Il disco contiene questa confezione qua in particolare, appunto limitata, è andata via in una settimana. Adesso c'è in giro il doppio vinile normale, non questa edizione deluxe, e conteneva in regalo anche il quadro della copertina, questo è di legno. E quindi diciamo che dire, la musica è la mia vita, è stata ed è la mia vita e mi ha regalato tantissime emozioni, tante soddisfazioni e soprattutto mi ha fatto conoscere delle persone meravigliose. E mi ha insegnato io chi sono, cioè attraverso la musica mi sono anche scoperta. Per cui sono felicissima di essere stata molto testarda, perché ci sono stati veramente periodi bui, periodi neri in cui era difficile andare avanti e continuare, insomma, non farsi scoraggiare, cambiare lavoro, cambiare strada, cambiare genere, cambiare modo di pensare. E ci sono molti progetti futuri che sto sviluppando, il nuovo delle Aradia che si chiamerà Running with the Wolves, correndo con i lupi, e finalmente sono riuscita ad ottenere una formazione completamente femminile, siamo sei, la formazione classica più un violino. Poi c'è il nuovo dei Presence, Dem, che sta per uscire, è già pronto, è nelle mani della Black Widow. E poi c'è poi varie collaborazioni, tra cui quella con Roberto Gottardi e i suoi Runaway Totem, un lavoro molto stellare, proprio spaziale, molto bello, che vi raccomando perché è interessantissimo.
E poi anche altre cose, altre mie esperienze, altri miei approcci proprio come solista, che per il momento vi anticipo, non vi illustro nel dettaglio perché li sto mettendo su, li sto mettendo a fuoco e che sicuramente usciranno anche quelli entro l'anno prossimo. Ok, detto questo vi saluto, vi esorto a continuare, a non abbandonare le vostre idee, a non cambiare perché il mondo vi cambia. A non cercare di cambiare il mondo, tanto magari va bene così com'è, se noi riusciamo a muoverci al suo interno nel modo giusto. Ringrazio ancora Cristian Montagna, saluto tutti i miei colleghi, amici, ringrazio voi se che mi avete seguito fin qui. Rock on, siate sempre contenti di quello che siete. E di quello che siete riusciti a realizzare, qualsiasi cosa sia, nell'ambito della musica. Ciao!